Il Benevento, club retrocesso in Serie C, vuole costruire una rosa competitiva per puntare alla promozione. La società giallorossa ha messo nel mirino Alessandro Marotta, attaccante del Giuliano. La trattativa tra i due club è già avviata, ma i gialloblu non sono convinti. La formazione campana non vorrebbe privarsi dell'attaccante, anche se il calciatore ha già aperto la destinazione e tornerebbe volentieri. In caso di acquisto da parte del Benevento per Marotta, si tratterebbe di un ritorno. L'attaccante con la maglia dei giallorossi ha collezionato 78 presenze, condite da 21 gol e 8 assist, oltre a un campionato di Serie C vinto nella stagione 2015-2016. L'audace Cerignola ha comunicato l'ingaggio del calciatore Matteo Disolfi, prelevato in prestito secco dalla Cremonese, classe 2002 e di ruolo trequartista, anche se può ricoprire la posizione di centrocampista centrale. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Giuliano, totalizzando complessivamente 20 presenze. Diego Zuppel è pronto a diventare un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. L'attaccante ventenne ha risolto il suo contratto che lo legava allo Spezia, dopodiché metterà nero su bianco con la società del presidente Antonio Magri. L'intesa è già stata raggiunta nei giorni scorsi per un contratto di 2 anni. Sarà il secondo tassello under per il reparto offensivo di Alberto Villa e andrà a contendersi la maglia da titolare con Gabriele Artistico. Il DS Antonazzo piazza un altro colpo in entrata. Zuppel e la Virtus Francavilla. Nicolo Armini sarà un difensore del Potenza dopo le 25 presenze con 2 assist collezionate nella passata stagione. Il club rossoblu ha infatti annunciato l'acquisto dalla Lazio.